čest a svědomí. Od sedmi za to, že je Dopo l'ultima strage contro gli ebrei e dopo l'ultima reazione contro i palestinesi, il mondo guarda al Medio Oriente con crescente preoccupazione. Per capire il presente, conoscere il passato e i suoi grandi protagonisti, Ben Gurion, il fondatore dello Stato di Israele. Non è ancora Ben Gurion, il figlio del leone, nome che prenderà in Palestina e che evoca il coraggio o forse la particolare capigliatura che lo caratterizza. Quando nasce il 16 ottobre 1886 a Płońsk, nella Polonia zarista, si chiama David Grün ed è il sesto degli 11 figli di Schneidel e Avigdor Grün, uno dei protagonisti più vivaci del clan ebraico del villaggio. La madre muore di parto nel 1897, anno in cui, per gli ebrei oppressi, nasce una nuova speranza. Theodor Herzl convoca a Vienna il primo congresso sionista mondiale, annunciando la meta della creazione, per il popolo ebraico, di una sede in Palestina. Il giovane David si trasferisce a Varsavia nel 1903, anno in cui l'antisemitismo in Russia tocca un nuovo triste vertice con il pogrom, la strage di Kisimir. La politica attiva è la sua passione principale e presto aderisce al movimento sindacale Poale Sion, lavoratori di Sion. Nel gennaio 1905 viene soffocato nel sangue il primo tentativo di rivoluzione proletaria a Pietroburgo. Duro colpo per gli ebrei, che dal rovesciamento del regime zarista si aspettavano l'abolizione della segregazione razziale. Molti giovani, costretti a vivere nei ghetti, preferiscono emigrare negli Stati Uniti o in Palestina. Fra questi, anche il più caro amico di David, che dal deserto arabo gli scrive lungamente di una vita dura ma entusiasmante. David, a Varsavia, freme. Solo l'opposizione dell'amato padre lo trattiene. Infine, risultano decisive le parole del rabbino di Płońsk. 10 come lui e Israele sarà redenta. Il vecchio Grün si convince e David si imbarca per Eres Israel, la terra di Israele. Ben Gurion sbarca in Palestina. Correva l'anno 1906. Nell'estate del 1906, David Grün sbarca a Jaffa, sulla costa palestinese. Un mondo completamente diverso dalla fredda Polonia, una calda, sporca, chiassosa città portuale araba. Questo è il primo impatto di Ben Gurion con gli arabi, un popolo del quale non conosce lingua e cultura e del quale non si interessa poi troppo, assorbito completamente dal sogno della perfetta comunità sionista. Si mette dunque in marcia David Grün e percorre a piedi i 15 chilometri che portano a una delle prime colonie ebraiche fondata alla fine dell'Ottocento grazie ai finanziamenti del barone Rothschild, un villaggio chiamato Petah Tikva, Porta della Speranza. Il suo impegno sindacale, come operaio agricolo, però, non piace ai proprietari ebrei della prima Aliyah, la prima ondata migratoria. I giovani della seconda Aliyah sono molto diversi dai loro padri che si sono accontentati di piccoli insediamenti su territori acquistati a caro prezzo dagli arabi. Hanno in mente un'utopia, quella di una comunità dove il sionismo si sposi al socialismo e un forte spirito pionieristico che li porta a costruire kibbutz nel deserto nella lotta quotidiana per strappare alle sabbie appezzamenti coltivabili. La Palestina è in questo periodo una piccola provincia dell'impero ottomano scarsamente abitata. Si pensa che ci vivano circa 700.000 arabi.
David si trasferisce in Galilea, nella colonia di Segera, che si trova in posizione particolarmente scoperta in territorio arabo, e le incursioni di predoni non sono rare. Nasce ora nel futuro padre di Israele la convinzione della necessità di una difesa armata. L'impegno verso la costituzione di un esercito sarà una costante nelle priorità politiche e strategiche di Ben Gurion. I coloni ebrei cominciano a vegliare in armi sui villaggi. Da questa esperienza di autodifesa nasce la prima organizzazione militare in territorio arabo. Nel 1909 il giovane Grün deve tornare in Polonia per arruolarsi nell'esercito zarista, ma presto diserta e torna in Palestina. Si stabilisce a Gerusalemme per collaborare alla redazione di un nuovo mensile interamente scritto in ebraico, La Achdut, l'unità. È in questo periodo che David Grün cambia il suo nome in Ben Gurion, il figlio del leone. Lo scoppio improvviso della guerra mondiale e le complicate vicende dello scenario internazionale spingono Ben Gurion a rifugiarsi oltreoceano. Ben Gurion sbarca a New York. Correva l'anno 1915. Ben Gurion trova a New York una calda accoglienza. Gli ebrei statunitensi superano all'epoca il 1,5 milioni di unità. Ma nel suo cuore esiste solo Israele, e se si impegna a imparare al più presto l'inglese è per convincere i sionisti d'America ad aiutare l'immigrazione in Terra Santa. Quando gli Stati Uniti decidono di entrare in guerra al fianco dell'Inghilterra e contro la Germania, Ben Gurion si attiva per il reclutamento degli ebrei americani e in pochi giorni raccoglie 4.000 adesioni. Alla fine del 1917, Chaim Weizmann, scienziato e leader sionista, ottiene dal governo inglese un importante impegno, noto come Dichiarazione Balfour, per la creazione in Palestina di un focolare nazionale per gli ebrei. Insomma, quasi un vero Stato. Sempre nel 1917, Ben Gurion sposa Pauline Munves, un'ebrea russa emigrata in America. Ben Gurion si arruola nella legione ebraica, ma per lui non ci sarà guerra. Il generale inglese Allenby è entrato vittorioso in Gerusalemme mentre l'impero turco è in disfacimento. La fine della guerra ridisegna la geografia politica della regione medio orientale. La Gran Bretagna ottiene il mandato sulla Palestina. La promessa del focolare nazionale ebraico comincia a prendere corpo, non senza sollevare le prime forme di resistenza da parte araba. La comunità ebraica durante la guerra si è ridotta a poco più di 50.000 unità, ma Ben Gurion non rinuncia al suo sogno e riprende a organizzare l'immigrazione ebraica nella convinzione che solo una presenza forte e numerosa avrebbe permesso di superare i problemi con la popolazione araba. Gli scontri fra i nuovi arrivati e la popolazione locale sono violenti nonostante la presenza degli inglesi. Gli arabi reclamano il loro diritto all'autodeterminazione, ma le istanze ebraiche vengono privilegiate. Londra tentenna fra le pressioni ebraiche e le proteste dei leader arabi. Per Ben Gurion la sicurezza degli insediamenti è il problema principale, da risolvere anche contro il parere degli inglesi. Anzi, nei primi insediamenti sionisti viene ampiamente utilizzata come manodopera la popolazione locale. A scopo difensivo viene creato un gruppo militare clandestino ebraico. Nasce Haganah, un vero e proprio esercito ombra molto attivo durante tutti i 26 anni del mandato inglese in Palestina. Nel 1933 in Germania sale al potere Hitler. Al congresso sionista di Praga, le proteste contro il ritiro dei diritti civili agli ebrei di Germania si fanno solenni e pressanti e viene chiesto a gran voce alla potenza mandataria di favorire l'immigrazione di ebrei tedeschi in Palestina. L'improvviso incremento del flusso migratorio provoca scontri sempre più aspri con la popolazione locale. Il Comitato Supremo Arabo proclama uno sciopero generale, chiedendo al governo britannico di bloccare l'immigrazione ebraica e la vendita di terra agli ebrei. I sionisti replicano trasferendo dalla Grecia nuova manodopera. La popolazione araba insorge.
In seguito all'aggravarsi della tensione in Palestina, viene nominata una commissione reale inglese presieduta da Lord Peel con il compito di valutare le rispettive lamentele. Il rapporto finale indica un piano di spartizione della Palestina fra arabi ed ebrei. È la prima volta che si parla di una vera divisione. La proposta Peel rimane lettera morta. La potenza mandataria sta per cambiare radicalmente il suo atteggiamento nei confronti delle richieste sioniste. Hitler sfrutta la repressione delle rivolte arabe a scopo propagandistico. La Palestina, dichiara, vede calpestata la sua libertà ed è crudelmente maltrattata a beneficio degli usurpatori ebrei. Il bisogno britannico di ingraziarsi gli arabi cresce di giorno in giorno. Per gli ebrei il libro bianco è un trauma. Il focolare viene spento proprio mentre il popolo ebraico è così gravemente minacciato in Europa. Ben Gurion risponde intensificando l'immigrazione illegale e in breve vengono messi in salvo più di 16.000 ebrei. Ma il Medio Oriente sta per essere risucchiato nel secondo conflitto mondiale. Scoppia la Seconda Guerra Mondiale. Correva l'anno 1939. Il nostro compito ora è quello di aiutare gli inglesi come se non esistesse il libro bianco e di opporci al libro bianco come se non esistesse la guerra. Queste le parole di Ben Gurion nei giorni più incerti della storia del popolo ebraico. La contraddizione viene risolta nella pratica. Gli ebrei di Palestina favoriscono le unità militari inglesi e anzi si arruolano numerosi nella brigata ebraica. D'altro canto, continua la politica dell'immigrazione illegale. Durante la Seconda Guerra Mondiale approdano in Terra Santa più di 20.000 ebrei europei. Un tragico episodio diventa tristemente famoso. Quello della nave Exodus, un bastimento comprato dall'Istituto Sonnenborn, carico di 4.554 illegali scampati dai campi di concentramento nazisti. Due cacciatorpediniere inglesi la abbordano. Alcuni ebrei rimangono uccisi, altri vengono ammucchiati su navi prigione e rimandati nei campi di concentramento in Francia e in Germania. Ben Gurion si muove fra Londra e gli Stati Uniti. Nel maggio 1942 viene convocato a New York un congresso sionista straordinario che condanna il libro bianco e chiede che l'immigrazione in Palestina sia liberalizzata. Si tratta del programma Biltmore. In Europa è in corso un genocidio, ma il sogno della terra promessa spinge Ben Gurion a mettere in secondo piano questa realtà. Il palestinocentrismo rimane il perno del pensiero di Ben Gurion. Né le critiche né le accuse di insensibilità di fronte al terribile sterminio in atto valgono a distoglierlo dalla sua convinzione. Alla fine della guerra, il mondo ebraico è piegato nel lutto di fronte all'evidenza del genocidio nazista. Sono 6 milioni di morti, un massacro mai visto nella storia dell'uomo. Per ricordare le vittime del genocidio, gli ebrei del deserto piantano una foresta. Un albero per ogni ebreo ucciso. 6 milioni di alberi. La tragedia commuove anche gli inglesi, che ancora detengono il mandato sulla Palestina, ma questo non cambia il loro flemmatico realismo politico e continuano a fermare le ondate migratorie che si susseguono. Le intenzioni dilazionatrici dell'Inghilterra appaiono evidenti. Si parla di soli 1.500 permessi di immigrazione al mese contro i 100.000 richiesti e di contatti da stabilire con le nazioni arabe. Per Ben Gurion è un discorso inaccettabile e si prepara a una possibile risposta armata.
A New York riesce a radunare miliardi tramite l'Istituto Sonnenborn, una fondazione di beneficenza che non esclude la fornitura di armi. L'Inghilterra rafforza la sua vigilanza sul Medio Oriente. Il governo britannico chiede lo scioglimento delle formazioni clandestine militari in Palestina e la consegna delle armi. Le organizzazioni israeliane rispondono con atti di terrorismo. L'episodio più grave si verifica il 22 luglio 1946 a Gerusalemme, quando viene fatta esplodere una bomba all'Hotel King David, sede degli uffici governativi britannici. Si contano un centinaio di vittime. La strage viene rivendicata da un nucleo sionista clandestino di destra, l'Irgun. Il governo britannico decide infine di districarsi dalla complicata situazione palestinese e di lasciare alle Nazioni Unite il compito di sbrogliare la matassa. Nel 1947 la Commissione Speciale dell'ONU, l'UNSCOP, propone un piano di spartizione del territorio palestinese. Ben Gurion accetta incondizionatamente. I delegati arabi, invece, convinti che la spartizione violi la Carta istituzionale delle Nazioni Unite e incapaci di un accordo che favorisca la nascita di uno Stato palestinese, non accettano la risoluzione. Mancano ormai pochi giorni alla partenza degli inglesi, fissata per il 15 maggio 1948. Gli ebrei palestinesi hanno cominciato il conto alla rovescia. Nell'attesa del grande momento vengono intensificati i preparativi militari. Ben Gurion si prepara alla battaglia decisiva per la nascita dello Stato ebraico. Nasce lo Stato di Israele. Correva l'anno 1948. Il pomeriggio del 14 maggio, i dirigenti ebraici si riuniscono al museo di Tel Aviv. Ben Gurion, capo del governo provvisorio, legge la dichiarazione di indipendenza e proclama la nascita dello Stato di Israele. Le frontiere del nuovo Stato non vengono volutamente indicate. L'annuncio rimbalza via radio nelle case degli ebrei di Palestina. Alla fine dei 32 minuti dell'incontro, Ben Gurion conclude semplicemente dicendo: lo Stato di Israele è sorto, la riunione è conclusa. Ma nel suo diario annota: nel paese si festeggia, la gioia è profonda e ancora una volta io solo sono triste in mezzo a tanta gente allegra. Otto ore dopo la dichiarazione di indipendenza di Israele, è guerra. Gli stati arabi confinanti attaccano contemporaneamente da più fronti. Libanesi da nord, siriani da nord-est. La legione araba si impegna sul fronte Giordano, mentre da sud gli egiziani riescono ad arrivare fino a 35 chilometri da Tel Aviv. Ma non è un'avanzata travolgente. La resistenza ebraica non si lascia prendere alla sprovvista. Anche gli inglesi si aspettavano un attacco da parte araba ed erano convinti che Israele avrebbe capitolato in poco tempo. L'esercito israeliano non può competere con quello degli stati arabi. Il suo armamento consiste in 6.000 fucili e un migliaio di mitragliatrici. L'aviazione è formata da alcuni apparecchi da turismo. I piloti bombardano gettando dal finestrino le granate che tengono in grembo. L'arma vincente di Ben Gurion è l'estrema motivazione e la totale partecipazione degli israeliani. Anche vecchi, donne e bambini si danno da fare e costruiscono una strada per rifornire Gerusalemme assediata. La ragione fondamentale che ha reso possibile la vittoria a questo esercito giovane senza mezzi è stata che tutto il popolo, tutta la nazione si sono mobilitati. La guerra è stata vinta più che da un vero e proprio esercito, da un popolo combattente. Nel giro di una settimana la situazione militare si stabilizza. Israele ha dimostrato al mondo la sua forza. Ben Gurion deve ora affrontare i gravi problemi che si pongono sul fronte interno e mobilita l'esercito contro i terroristi dell'Irgun.
L'ultimo segno di vitalità politica dell'estrema destra è l'assassinio del mediatore dell'ONU, il conte Bernadotte, avvenuto in pieno giorno a Gerusalemme. La guerra si conclude in 7 mesi. Il 24 febbraio 1949 viene firmato un accordo di armistizio generale. La fine dell'ostilità rappresenta la vera nascita dello Stato di Israele, ma al contempo anche la distruzione della società palestinese. Circa 700.000 arabi scappano dai villaggi distrutti, dai territori conquistati da Israele e cercano asilo nei paesi arabi confinanti. Ma i palestinesi fuggono o vengono espulsi dagli ebrei. Le polemiche su questo punto sono numerose e accanite. Si replica il dramma di un popolo senza terra, scacciato dai nemici ebrei, ma anche dagli amici arabi. Ancora oggi il nodo cruciale della terra ai palestinesi non è risolto e la zona rimane la polveriera del Medio Oriente. Dobbiamo fare di tutto perché non tornino mai, questo afferma Ben Gurion. E questo è un villaggio vicino a Gerico, un villaggio palestinese fantasma. Sono andati via tutti, donne, vecchi, bambini. In questa desolazione, Ben Gurion vede nuove possibilità per accogliere altri ebrei della diaspora. Nel luglio 49, Ben Gurion accetta di far rientrare 100.000 profughi, a patto che gli arabi siano disposti ad accoglierne altri e a concludere un accordo di pace. Gli arabi non accettano e neanche gli stessi palestinesi sono d'accordo. Rulers are not willing to reach a settlement with Israel. I doubt whether they are ready to do something for the refugees. For them, refugees are not human beings, but a military weapon against Israel. Their attitude toward Arab refugees is perhaps the greatest crime of the Arab rulers, because they are responsible for the existence of this problem. We in Israel absorbed hundreds of thousands of Jewish refugees from Arab countries, while Arab rulers show their cruelty to their own kin, blood, and relatives, and do nothing for them. Il problema della questione palestinese resta ancora oggi una ferita aperta per il Medio Oriente e in buona misura per il mondo intero. Dopo la guerra, Ben Gurion, al di là di ogni opportunità politica oltre che finanziaria, prosegue la sua strategia di incondizionata disponibilità all'immigrazione ebraica. A lui si deve la nota legge del ritorno, che estende a tutti gli ebrei il diritto di stabilirsi nello Stato di Israele come immigranti. È sempre più convinto che il raggiungimento di una forte consistenza demografica sia indispensabile alla sopravvivenza del paese e un massiccio afflusso nei 3 anni successivi al conflitto porta al raddoppio della popolazione ebraica. Anche grazie a una massiccia ondata di ritorno dalle comunità ebraiche del Nord Africa. Con l'operazione Tappeto Volante viene organizzato un ponte aereo per il rimpatrio di 45.000 ebrei dallo Yemen. Si tratta per la maggioranza di pastori che non avevano mai visto prima un aereo da vicino e che non avevano mai sentito parlare di Israele. I nuovi arrivati si stabiliscono nei quartieri abbandonati dai palestinesi. Dal 49 i rappresentanti di Israele siedono alle Nazioni Unite, ma quando l'Assemblea Generale vota una risoluzione che pone Gerusalemme sotto il suo controllo, Ben Gurion risponde con un gesto di sfida e trasferisce la capitale da Tel Aviv alla Città Santa. La spregiudicatezza politica di Ben Gurion si esprime anche sul fronte interno. Ormai lo Stato di Israele conta 1,5 milioni di persone, ma i nuovi immigrati sono per lo più privi di mezzi ed è lo Stato a provvedere al loro sostentamento. Ben Gurion va a caccia di capitali ovunque. Anche il grande scienziato Albert Einstein tende una mano alla causa del suo popolo e chiede agli ebrei d'America di aiutare il nuovo Stato. Si offre un dono prezioso a tutti noi, dichiara in un'intervista radiofonica,
l'occasione di prendere parte attiva a questa meravigliosa impresa. Pressato dalle necessità economiche, Ben-Gurion non esita ad accettare le riparazioni materiali per gli eccidi nazisti degli ebrei offerte dal governo tedesco. Scoppiano le polemiche. All'estrema destra tale decisione appare sacrilega. È stanco Ben-Gurion, stanco della vita politica, delle polemiche, e lascia tutto. Torna al deserto di Sdeboker, alla vita semplice, al lavoro nei campi. Ma una nuova, grave crisi internazionale si profila sul fronte egiziano. Israele ha ancora bisogno del suo vecchio leader, il figlio del leone. Israele occupa il territorio egiziano del Sinai. Correva l'anno 1956. Sullo scacchiere medio orientale sono in atto importanti evoluzioni. L'Egitto di Nasser ingaggia con Israele un braccio di ferro. Si susseguono incursioni e rappresaglie da ambo le parti, soprattutto nella striscia di Gaza. Nel 1955 viene approvata l'operazione Freccia Nera, che prevede un attacco a una base militare egiziana nei pressi di Gaza. La missione viene affidata a un gruppo di paracadutisti comandati da Ariel Sharon. Quando gli Stati Uniti rifiutano di finanziare la diga di Aswan, Nasser compie un atto di straordinario rilievo simbolico nel quadro della rottura con il colonialismo. Ordina la nazionalizzazione del canale di Suez e affonda decine di imbarcazioni per renderlo impraticabile. La Casa Bianca si mostra riluttante a ogni forma di intervento, ma Francia e Inghilterra hanno interessi altissimi al controllo del canale. Israele può fornire loro il pretesto per entrare in guerra. Ben-Gurion, accompagnato dal colonnello Dayan e dal ministro Shimon Peres, si reca segretamente in Francia e quando torna porta con sé i piani di guerra. Il 29 ottobre 1956 una forte colonna israeliana, sostenuta dall'aviazione francese, penetra nel deserto del Sinai in direzione di Suez. Il 5 novembre, nonostante il cessate il fuoco imposto dall'ONU, paracadutisti inglesi e francesi occupano la zona del canale. Gli Stati Uniti condannano l'intervento e la Russia ricorre alla minaccia atomica. Dopo soli due giorni, le truppe anglo-francesi si arrendono al corpo di pace delle Nazioni Unite. Ben-Gurion è riluttante a lasciare il Sinai, ma le condanne dell'ONU si susseguono e alle minacce di dure sanzioni le truppe ebraiche si ritirano. Ben-Gurion ha comunque raggiunto il suo scopo principale. Infatti, i nuovi accordi internazionali concedono a Israele la navigazione nel Golfo di Aqaba. All'inizio degli anni 60, Israele si prepara al processo del secolo. Un comando di agenti segreti cattura in Argentina, alla periferia di Buenos Aires, il criminale nazista Adolf Eichmann. Ben-Gurion ne dà l'annuncio in Parlamento il 23 maggio 1960. Il processo si concluderà due anni dopo con la condanna a morte del gerarca nazista. Per Ben-Gurion è ormai tempo di bilanci. I'm living here a little more than 60 years and I saw many things which practical people thought that are absolutely impossible have been done. And they have been done because of two spiritual forces which are working. One was the faith through our generations in the prophecy of our prophets that we will return as independent people to our ancient homeland. The second was the pioneering vision and spirit of our youth. Nel giugno del 1963, il vecchio leone si dimette dalla presidenza del Consiglio e dal Ministero della Difesa e torna al suo amato kibbutz nel deserto, a Sdeboker, insieme alla moglie Pola, che morirà poco dopo. Il fondatore dello Stato di Israele è chiuso nel suo ritiro pensoso quando il suo popolo affronta altre due terribili guerre, quella del 67, la cosiddetta guerra dei sei giorni,
e quella del Kippur del 1973. Ma l'anziano leader è per la prima volta lontano dagli eventi che coinvolgono il suo paese. Quando muore, Ben Gurion ha 87 anni. È il 7 dicembre del 1973. Aveva chiesto di essere sepolto al fianco della moglie ed è qui, a Sde Boker, che i leader israeliani si riuniscono insieme a molta gente comune per l'ultimo saluto al fondatore dello Stato. Una cerimonia semplice nell'assolato deserto del Negev, quel deserto che per il popolo di Israele rappresenta il passato, il sogno sionista, la speranza di una vita di pace. Ancora oggi molti pensano a Israele come a un paese nato nel 1948 come forma di risarcimento da parte dell'Occidente nei confronti degli ebrei perseguitati dal nazismo. Quasi qualcosa di nato occasionalmente come terra di rifugio di ebrei, israeliti, scappati alle persecuzioni e che dovevano trovare in quella terra palestinese un rifugio provvisorio, o un rifugio che negli anni forse si sarebbe costruito in qualcosa. La verità è molto diversa. La verità è che Israele nasce e ha un'anima e vive molto prima che si sia consumato l'Olocausto, e tutto ciò per merito di un uomo, di Ben Gurion, il quale fin da quando era sbarcato a Jaffa nel 1906, ventenne, aveva chiaro quello che doveva costruire. Doveva costruire un paese con una forte identità, strappando metro per metro di quel paese, comprandolo, non certo strappandolo con mano militare, ai cittadini nomadi che lo abitavano, e costruendo pezzo a pezzo uno Stato che avesse un'identità in attacco, direi, non in difesa, un'identità forte, un'identità per metà ebraica, per metà socialista, di un paese che doveva essere destinato a diventare un esempio per tutti gli ebrei del mondo, ad attrarli e a essere un esempio luminoso anche per altri paesi occidentali. Israele, pur vivendo in terra araba, si costituisce, secondo il sogno, per il sogno di Ben Gurion, come un paese occidentale. Ed è questa la grandezza di Ben Gurion, un leader che ha saputo radunare un popolo, metterlo insieme, fargli costruire uno Stato, vincere delle guerre, e sono le prime guerre quelle per la sopravvivenza, ma soprattutto proiettarlo verso il secolo o addirittura il millennio successivo. Oggi, se Israele è un paese all'avanguardia nella modernità, lo deve più che alle contingenze in cui è nato, proprio a questa capacità di visione di Ben Gurion. Ed è per questo che il nome di Ben Gurion figura a buon diritto in tutti i libri di storia.